La novantenne più giovane d'Italia a fare i pignoli, Marilina Lorusso Cipparoli di anni, ne ha 92, si possono dire, perché lei, controcorrente da una vita, li porta benissimo, tanto da mettere scherzosamente in scacco il sindaco Emiliano, che le ha consegnato le chiavi della città. Alla cerimonia nella sala consiliare del comune di Bari c'erano figli e nipoti e tanti amici di una vita trascorsa lavorando e pensando agli altri, prima come fautrice di uno dei lidi più conosciuti della città, poi nella moda e nell'arredamento. Le chiavi della città, una donna che per la città ha fatto tanto. Lei mi coglie ancora una volta incredula di tutto questo. Mi sembra di stare a vivere un grande sogno e ogni momento mi dico a me. C'è una cosa che rifarebbe 10 volte? La vita rifarei, perché la vita comunque è bella, anche se dà dolori molto grandi. La perdita del secondogenito in un incidente fu la scintilla per creare una comunità terapeutica contro tutte le dipendenze, un impegno che Marilina Lorusso Cipparoli porta ancora avanti. Ti consegno queste chiavi in segno di gratitudine, di stima e di profondissimo affetto. Grazie di cuore per quello che hai fatto.